Ui, amte cose sal Brescia. Io sono di Piana degli Albanesi. A Piana degli Albanesi ci sono tante chiese. La lingua portata dei profughi al Brescia, dell'Albania, però solo che poi si è diffusa, si è mischiata con l'italiano. A Pasqua si battezzano le arance. Fra le femmine e i maschi c'è un costume diverso. Le donne si vestono e portano in mano un mantello che è disegnato l'aquila e lo portano fino in piazza. Un cappello come questo che indosso io, che è tutto bianco, e poi il vestito rosso con anche le scarpe rosse e i pantaloni bianchi. Hore ar Brezhvet u e bukur. Piana degli Albanesi è bella. Farina, miel, cripa, sale, nivè, uovo, cioccolato, ghis, ricotta, tlieret, strutto, vera, vino, zucchero, vanillina, ciliegine candite, zucchero a velo, cacao amaro, cannolo. Mescolare su un piano di lavoro la farina con lo zucchero e lo strutto. Amalgamare gli ingredienti e poi aggiungere il vino invecchiato e il cacao amaro fino a che non si ottiene una pasta morbida. Far riposare per circa 2 ore. Stendere la pasta come una sfoglia, aiutandosi con la macchina per la pasta. Tagliare la pasta in piccoli quadrati. Per una diagonale pari a quella del rullo del cannolo. Mettere al centro il rullo dei cannoli, piegare un lembo verso l'interno, spennellando con dell'acqua un lembo e poi piegare l'altro lembo in modo che faccia da collante. La cialda è pronta per essere fritta. Dopo circa un minuto, due, la cialda si toglie, si sfila il rullo e ora è pronto per il riempimento. La ricotta. Tlieri. Setacciare la ricotta, così fino ad ottenere una crema. Mettere le scaglie di cioccolato puro fondente, canditi misti e infine spolverare lo zucchero a velo sul cannolo. E le uova. Ecco fatto le uova. Ciao! È finito. Signorinella, metta un po' di farina qua. Forte. Un po' di zucchero, un po' di vino e un po' di cacao. E cominciamo. Poi intanto uno taglia la scorzetta, uno taglia in due queste. Dai, giusti. Dai che poi prepariamo la sfoglia. Sto mescolando la ricotta e sto mettendo un altro po' per... Così viene più gustoso. Amalgamatelo un po'. A posto. Questo strumento serve per fare la sfoglia più sottile possibile. C'è questo strumentino qua che serve per tagliare le cialde. Dai. Con il pennello e l'uovo. Dai, proviamo a immergerli nell'olio, dai. Clic, clic, 8-10 minuti. Lisciare. Non lo devi sporcare la cialda di sopra.